La terza corsa riservata ai gentlemen sono in 10 al via: Derieux, Degas del Ronco, Carlos Di Ruggi, Daphne Di Poggio, Destasi Clémard, Dakota De Long. In prima fila Corsa del Nord, Daisy Vic, Doncaster, Castore Lux in seconda. Favori netti per Daphne Di Poggio. Daniele Orsini in sediolo, numero 4 dello schieramento. Vediamo le fasi di lancio con Daphne Di Poggio che si lancia subito in testa nei confronti di Degas del Ronco, che è veloce a prenderne la schiena, più indietro Derieux, mentre rimane all'esterno Dakota De Long. Numero 9, Doncaster, Sbagliato squalificato. Doncaster, intanto Daphne Di Poggio continua a guidare con in seconda posizione Degas del Ronco, poi Derieux, terzo alla corda, terza alla corda, poi ancora gli altri a seguire. Ora sposta Derieux per anticipare progressioni dalle retrovie, anzi per prendere la scia di Castore Lux che progredisce dopo 500 metri. E va direttamente su Daphne Di Poggio che ha sempre in schiena Degas del Ronco, poi Derieux al largo. Te ne vanno i primi 600 metri di gara in 46 netto con Daphne Di Poggio che controlla la situazione. In scia c'è Degas del Ronco, all'esterno Castore Lux con in schiena Derieux, poi una terza pariglia formata da Corsa del Nord e Dakota De Long, ancora Daisy Vic. Destasi Clémard, intanto se n'è andato anche il mezzo miglio e il chilometro. Viene percorso in 1,14,9, andatura ora più sostenuta, con Castore che si impegna all'esterno, alla corda c'è sempre Degas, mentre allunga Daphne Di Poggio, prende vantaggio a 450 dalla conclusione, prova a venire via in terza ruota Derieux, ma ora si viaggia decisamente forte. In seconda posizione Degas del Ronco che cerca di ricucire il gap con Daphne Di Poggio che ha preso netto margine di vantaggio. Più indietro Derieux, completamente della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Daphne Di Poggio sicura al comando. Nel finale Daphne Di Poggio viene a concludere netta vincitrice. 5 delle ultime 8 corse per Daphne Di Poggio, secondo posto per Degas del Ronco, al terzo Derieux. 1,13,3 il ragguaglio conclusivo, un doppio 28,7 a chiudere, a sancire la forma e la prestanza atletica di questa cavalla che Massimo Barbini tiene al top. Aveva steccato all'ultima, ma oggi è tornata alla vittoria. Daniele Orsini in sediolo per conto di Massimo Barbini e per la scuderia Mistero.